Ciao, benvenuti a una nuova puntata di Maison Talks. Oggi io e Matilde non siamo da sole. No, abbiamo fatto un sondaggio e ha vinto per la maggioranza il nostro ospite di oggi, Simone Andreoli, finalmente. Ciao Ciao Simone. ragazze, che bello vedervi. Benvenuto alla nostra seconda puntata del podcast. Grazie. Non potevi che essere tu. Esatto, abbiamo cominciato questo percorso, questo progetto per dare qualcosa di più al nostro pubblico, un qualcosa, un format che fosse diverso e ci tenevamo tantissimo che la prima intervista fosse con te, perché comunque abbiamo un rapporto speciale. Assolutamente. E io che da Maison sono di casa, non potevo mancare. Siamo super contente, abbiamo chiesto al nostro pubblico di interagire con noi, di farti alcune domande, dopo le andremo a leggere, però prima vogliamo proprio fare una chiacchierata informale tra noi tre. Cominciamo? Cominciamo, vai. Allora, il nostro progetto più importante, il nostro progetto più grande. Tu per noi hai creato una fragranza personalizzata che è in esclusiva mondiale, che è Esatto, sì. Glaze Ecstasy. Ci puoi raccontare le emozioni che hai provato e gli aneddoti che ci sono dietro Glaze? Beh, intanto, come dire, Glaze è un po' come dire la celebrazione di una grande collaborazione che tra noi, insomma, si è sviluppata in tanti anni ed è arrivata un po' al culmine. E Glaze Ecstasy è un po' quella fragranza che va proprio a celebrare, no? Questa grande collaborazione. E che dire, Glaze Ecstasy è una fragranza che sicuramente è rassicurante, che trasmette emozioni positive, ci trasporta direttamente dentro una pasticceria parigina, nel cuore di questa città incredibile, in una colazione romantica, no? In un gioco un po' di flirt, ma anche e soprattutto un senso di familiarità, un senso di affetto e di amore, un po' di dolcezza, no? Sia nell'olfatto che anche nell'intenzione della fragranza. E Glaze per noi è stato appunto un profumo familiare, quello che ti dà quella dolcezza che non è troppa, che ti dà un comfort e soprattutto è una coccola che può essere una coccola quotidiana. Lo chiedono ovunque, lo chiedono negli Stati Uniti che ha avuto un successo incredibile, in Italia tantissimi ti chiedono perché anch'io non posso rivendere Glaze Ecstasy e noi siamo super orgogliose del fatto che è una nostra creazione ed è solo per noi e sta avendo un successo enorme e noi ne siamo molto orgogliose grazie Grazie, a te. grazie Io mille a voi. vorrei chiederti, dato che lo chiedono tante nostre clienti, innanzitutto chi è Simone Andreoli e da cosa è nata la sua passione per i profumi? Quindi da dove nasce tutto? Allora, Simone Andreoli è tuttora un giovane naso Giovane, indipendente, giovane giovane, dai, giovane. giovane naso indipendente italiano che comincia un po' la sua storia nel mondo della profumeria da molto molto piccolo, da bambino quasi. Che detta così sembra che sono partito a fare il profumiere, il naso, a 8 anni, 10 anni, così. Non è vero, no? Però in realtà è a quell'età lì che poi dopo è avvenuto un po' tutto l'innesco. Cioè, io sono sempre stato appassionato di fragranze, di odori, perché ho sempre creduto che i profumi fossero un grande innesco emozionale, un innesco che può scatenare dentro di noi emozioni e sensazioni incontrollate e può portarci in ogni dove. Possiamo rivivere emozioni di una vacanza, un luogo, o magari momenti di intimità che abbiamo passato con i nostri amici, con i nostri familiari, con le persone che sono state più importanti e fondamentali nella nostra vita. E il profumo è questo, no? È in grado di scatenare delle emozioni e trasportarci a un momento esatto della nostra vita. Questo, diciamo, che è sempre stato un po' la cosa che mi ha affascinato, no? Di questo mondo. A 8 anni faccio questo viaggio con la famiglia in Costa Azzurra, in Provenza, e casualmente, durante una giornata di pioggia decidiamo di non andare al mare, ma andiamo a visitare i laboratori che ci sono in Provenza, quindi nelle campagne. Lì esploriamo, diciamo, Grasse ed entriamo in una fabbrica di profumi che probabilmente non esiste neanche più adesso, un piccolo laboratorio, no? Dove c'era questo naso profumiere che ci raccontava
come avviene proprio la formulazione di un profumo. Quindi combinare ingredienti multipli per formulare quello che poi dopo è una visione creativa, no? Un'architettura olfattiva che è in testa al profumiere. E lì per me è stato veramente un trasporto fortissimo, cioè io lì ho capito che avrei potuto esprimere una creatività che comunque in me è sempre stata innata, perché l'ho sempre avuta, l'ho sempre espressa magari con la musica, il disegno, sono sempre stato molto sensibile alle arti. E il profumo in quel momento lì ha iniziato, diciamo, a nascere in me come un'ispirazione e un'espressione creativa. Si è aperto un mondo, Mi si è perché il aperto un mondo. destino non sai mai come funziona. Quel giorno, in quel preciso istante, hai Sì. fatto una cosa che ti ha aperto un mondo. Esattamente, esattamente. E l'ho visto un po' come proprio creare degli accordi musicali, quindi tante note insieme che accordate tutte quante in armonia o anche in disarmonia potessero esprimere quello che avevo in testa, quello che sentivo anche di pancia e che potesse comunque veicolare un messaggio emozionale. Questa è poesia, Bellissimo. questa è arte, poesia, creatività. Poi ovviamente hai anche studiato, perché Sì, questa cosa me l'hai già raccontata. esatto, perché appunto questo è stato quando ero un bambino, ma chiaramente dopo è diventato un po' un sogno onirico, no? Io non credevo poi dopo di, cioè ci pensavo, lo volevo tanto, ma non sapevo che un giorno sarei riuscito poi a fare quello che ho fatto. Però crescendo poi col tempo uno matura, diciamo, delle consapevolezze, delle coscienze, e poi infatti a 19 anni sono ritornato in Francia e ho fatto l'application per entrare al Grasse Institute of Perfumery, che vuol dire, insomma, passare svariati test senza conoscere nulla, diciamo, sulla materia prima, su come funziona questo mondo e quant'altro. E dopo aver passato questi 7 test sono riuscito a entrare, ho fatto il mio apprendistato per diventare naso, per diventare profumiere. 20 anni fa, quasi, perché parliamo di quasi 20 anni fa, il nostro mondo era un mondo tenuto molto segreto, i segreti della formulazione, i segreti della scuola profumiera era un qualcosa che non era molto divulgato. Sapete, oggi si trova un po' quasi tutto, diciamo, sul web ed è ampiamente sdoganato, quindi probabilmente anche tante cose sono cambiate, ma quasi 20 anni fa era veramente una cerchia ristretta, no? Ed entrare in queste scuole, era veramente un grande privilegio. E per questo che poi dopo non pensavo e non sapevo esattamente se sarei riuscito a fare quello che avevo in testa, però Certo, perché un conto è imparare e poi dici da dove comincio, da dove parto, chi mi appoggia. Esatto, però poi in un qualche modo, diciamo, le cose sono venute un po' da sé e in maniera naturale mi hanno portato comunque ad avere il mio brand e dopo 10 anni di attività su questo brand, oggi siamo comunque uno dei principali riferimenti italiani per quello che è la profumeria artistica. E secondo me non solo, perché tu sei presente quasi in tutto il mondo, cioè tu hai avuto un successo enorme. Sì, devo dire che oggi il marchio è presente in più di 40 paesi nel mondo. Una forte presenza in Italia e un grande successo in tantissimi, diciamo, mercati Poi mondiali. secondo me, come vediamo magari quando ci sono gli eventi, le fiere, tu sei un personaggio molto amato, sei un Così sembra, personaggio non lo so. molto ricercato. A proposito di successo, parliamo della tua fragranza, la fragranza che ha avuto più successo di tutte, qual è? Allora, il numero uno in assoluto direi che è Don't Ask Me Permission. My Adoro. Il più, favorite. proprio il più amato, il più iconico, quello che diciamo ha tracciato quella linea Young, Wild and Free, no? Quel DNA che un po' caratterizza il nostro brand. Ed è proprio, cioè, la celebrazione delle notti più selvagge e trasgressive di Rio de Janeiro, cioè una festa nel baccanale di Copacabana, una caipirinha al passion fruit che grida questa sensualità che è anche un po' sfacciata, ma è anche un po' la voglia di libertà, no? Di esprimersi senza freni, senza inibizioni. È quella la cosa bella, secondo me, di quella fragranza che dà voce sia agli uomini che alle Esatto, donne, sì. perché secondo me può usarla chiunque e la sua scia richiama proprio a livello attrattivo le altre persone, perché è una di quelle fragranze che quando per esempio io la indosso mi vedo che la gente si gira
e si chiede che cosa sto usando, e veramente è molto attrattiva, richiama. Assolutamente sì. È un profumo molto magnetico, no? Ha quell'aspetto comunque ipersensuale, ma anche un po', tra virgolette, tropicale, no? Quel tocco di passion fruit va un po' a colorare tutte quelle note molto molto sexy che ci sono poi nel fondo di Don't Ask Me Permission. Ti devo dire anche che una delle domande che fanno in assoluto di più, anche quando noi facciamo il salotto, mm-hmm. quando chiediamo, diciamo, che il pubblico interagisca con noi, datemi una fragranza sensuale, è quello che la gente cerca di più, perché ha bisogno probabilmente di una conferma, di un'autostima più alta, di dire sto arrivando io, arriva il mio profumo e te lo faccio sentire. E secondo me quella fragranza assolutamente, cioè, ricrea questa situazione alla perfezione. Assolutamente ideale. Sì. Invece la fragranza più difficile che hai creato? Ah, la fragranza più difficile, che è anche tra l'altro la mia preferita. Sentiamo. È Ocean of a Midnight Moon. È una fragranza costruita e articolata su 130 ingredienti. È un lavoro che mi ha coinvolto proprio nel processo creativo per quasi 2 anni, quindi tanto tanto tempo. Generalmente, insomma, bisognerebbe fare con meno dilungaggini, no? Però ecco, è un profumo a cui ho tenuto particolarmente, un profumo che esprime uno degli ambienti che per me sono rassicuranti, che rappresentano un po' un rifugio, che è il mare notturno, no? Con questi bagliori lunari alle isole Baleari. Ocean of a Midnight Moon incarna proprio la potenza, la forza del mare, ma anche la sua profonda poesia. Se vi siete mai fermate di notte, a mezzanotte, davanti all'oceano, con la luna. con la luna, contemplando lo sciabordio delle onde, il suono del vento che tra l'altro vi accarezza il viso, la pelle, insieme al vostro partner, sicuramente capite quello di cui sto parlando. Il mare ha una forza terapeutica che va proprio a curare la nostra anima. E io volevo dedicargli un profumo che fosse maestoso, qualcosa che non assomigliasse a nulla che di già presente nel mercato e che appunto riuscisse a sprigionare questa forza minerale, salata, ma allo stesso tempo abissale, profonda. Secondo me Ocean è un profumo infatti non convenzionale, perché la maggior parte dei profumi di quella famiglia olfattiva hanno questa salsedine, questo iodio molto forte. La tua è più, secondo me, una spuma di mare. Quando ci sediamo proprio sulla riva, ci arriva la spuma bianca e beviamo un gin tonic. Io Esatto, l'immagine la vedo così. è perfetta, è perfetta. Io lo definisco sempre come una sensazione di freschezza profonda. La nota salata c'è, chiaramente, come dici tu, è molto ariosa, Sì. proprio come la spuma bianca di un'onda che ti bagna i piedi, e poi però ti trasporta, no, con questi sentori comunque molto molto profondi, molto abissali, ti dà questo senso proprio rinvigorente, tremendamente elegante e secondo me senza tempo. È un profumo che puoi indossare in qualunque momento dell'anno e va sempre comunque a toccare delle corde emozionali molto potenti. Devo dire infatti che è uno dei più apprezzati comunque dai nostri clienti, Mi fa molto piace piacere. tantissimo. Poi abbiamo tutte, anche sono super amate, tutte quelle note più tropicali, più fruttate, quelle che ti portano con la mente in vacanza, i Certo. tramonti, i cocktail, gli aperitivi, l'amore. Tu celebri la vita con i tuoi profumi, riesci a dare una voce che magari dentro di noi da soli non riusciamo a trovare, ma che riusciamo ad interpretare con un profumo. E questa è una cosa che ci hanno scritto in molte: tu riesci a dare proprio voce con i tuoi profumi alle personalità. È E una devo cosa dire. molto bella questa che mi stai dicendo, anche perché io parto sempre dal fare e creare quello che mi piace, quello che mi appassiona e quello che mi ispira. Poi spero sempre che, diciamo, venga apprezzato dall'altra parte, e in molti casi lo è, però non è scontato. Quindi, insomma, è veramente bello vedere che crei delle opere che poi dopo, alla fine, matchano in un qualche modo con quelli che sono i gusti delle persone che ti seguono. Infatti una delle domande era anche questa, vero? Sì. Che ci avevano fatto. Allora, leggiamo magari un po' di domande che ci hanno fatto i nostri clienti, che sono tutte Vai. molto, molto interessanti.
Allora, partiamo da questa. Profumo che una donna deve avere nella sua collezione, secondo te? Allora, oggi ti direi Vice Bomb. Wow. Sì. Perché è un altro profumo in puro stile Simone Andreoli, no? Da con quel DNA Young Wild and Free, che ha questa nota di amarena intossicante che risulta peccaminosa, ma allo stesso tempo giocosa, non si prende troppo sul serio, no? È molto sexy e Ma seduttivo, ma divertente. divertente, cioè non prendiamoci troppo sul serio. Esatto. Poi vediamo un attimo. Dove trovi l'ispirazione per le tue fragranze? Quindi come nasce una fragranza? Allora, ogni fragranza, chi diciamo mi segue da un po' lo sa già, chi non lo sa, diciamo arriva da quella che è un'esperienza itinerante o di viaggio che ho fatto nella mia vita. Il 90% delle mie ispirazioni proviene sempre da un viaggio, probabilmente perché sono spesso in giro per il mondo e quindi per me è più facile, diciamo, catturare un po' questi momenti di forte connessione con l'ambiente, con le persone che mi circondano e poi dopo provo a tradurle e a imbrigliarle in un profumo. Quindi direi appunto l'ispirazione per me è sempre riconducibile comunque a esperienze che ho fatto in viaggio, memorie della mia vita che possono essere più frivole o giocose come una festa in spiaggia, come un tramonto su un'isola piuttosto che su un terrazzo a Manhattan, no? Dove guardi tutta la città, piuttosto che magari più introspettive, più contemplative, più profonde, no? Dove ci sono momenti di forte emotività. Infatti, l'ultima delle tue fragranze, facciamo un piccolo focus anche su quella che è Silver Marble. Secondo me esce un pochino dalla Sì. tua firma olfattiva, nel senso che è proprio una cosa completamente diversa. Da dove ti è nata l'ispirazione? Giusto, Silver Marble è proprio una fragranza disruptive in questo, cioè proprio va un po' a rivoluzionare un po' tutto quello che ho fatto fino adesso. E a me piace da creativo pormi dei nuovi obiettivi, avere delle nuove sfide, soprattutto creative, no? E fare anche cose diverse. È quello che mi appassiona, è quello che mi piace. E ho iniziato a pensare a un profumo che potesse esprimere l'odore del ghiaccio, quindi un odore non odore, Molto difficile, tra ma l'altro. difficilissimo, no? Perché a volte le ispirazioni sono concrete, fisiche e quindi facilmente rappresentabili, no? Con un profumo, parliamo di un cocktail, parliamo di un frutto, parliamo di. E invece quando sono astratte, appunto, si va per astrazioni, quindi dare odore a qualcosa che non ha odore è sempre una grande sfida creativa. E appunto si va per sensazioni, si va per sensazioni. Se tu senti Silver Marble, appunto, questa parte molto cristallina, marmorea come le pareti di un ghiacciaio, e però allo stesso tempo è un po' tagliente, un po' pungente, come quel vento siderale e glaciale che soffia nelle Senti terre del proprio il nord. freddo quando lo È vai ad proprio, sì, annusare. è gelido e allo stesso tempo minerale cristallino. Dicevo, Silver Marble, diciamo, l'idea di questo profumo congelato e ghiacciato nasce da una spedizione che ho fatto nel profondo nord 12 anni fa. Mi trovavo in Svezia e io e un gruppo di 4-5 persone abbiamo deciso di fare questa spedizione nella Lapponia del nord, per andare, diciamo, a vedere l'aurora. Ovviamente esperienza fallita perché non l'abbiamo vista No, vabbè. l'aurora. Però, in tutto ciò è stata un'esperienza bellissima abbandonare tutto quello che era, diciamo, città, quindi mondo conosciuto, mondo, diciamo, mondo rassicurante, diciamo, no? Le certezze della città, le comodità, per addentrarci in queste lande desolate, gelide, a perdita La d'occhio. natura, nuda e Pazzesca. cruda, così Sì, com'è. esatto, nuda e cruda proprio. E più ti allontani dalla città, più fai miglia, miglia e miglia di macchina, di auto, dove c'è il nulla più totale, no? E il suono si comprime, tutto diventa molto più silenzioso, molto più poetico, i colori del cielo diventano perlati quasi, no? Questo grigio un po' opalescente.
e davanti a te una distesa che sempre di più diventa roccia, ghiaccio, neve e cristalli appunto Lì congelati. puoi respirare a polmoni aperti, puoi annusare, puoi farti entrare la natura dentro di te e puoi riflettere, puoi interiorizzare. Esatto. Quando ti trovi nel bel mezzo del nulla più totale, ti immergi anche in una sorta di tranquillità e di pace interiore che ti dà occasione comunque proprio di connetterti all'ambiente in cui sei e di ispirarti molto più facilmente. La cosa più affascinante girando queste distese di neve, di ghiaccio, di roccia è che chiaramente per miglia e miglia non incontri niente, nessuno. Però a un certo punto di questo viaggio vai a contatto in un qualche modo con questi piccoli villaggi, questi piccoli agglomerati di 3-4 case, no? Ma nel nulla più totale. E quando ti fermi a mangiare una cosa e inizi a parlare con gli abitanti, loro ti raccontano, iniziano a raccontarti le storie sul regno perduto del Niflheim, no? Che è un regno che appartiene alla mitologia norrena, i vichinghi, questo diciamo pantheon di storia qui. E le storie che raccontano sono tremendamente affascinanti, no? Perché loro sostengono che questo Niflheim sarebbe il luogo da dove il mondo si sia originato, quindi la culla della vita così come la conosciamo. Ed è un regno che praticamente è fatto di ghiaccio pure, distese di neve e venti fortissimi. Comunque viaggiare arricchisce sempre, ti arricchisce la mente, la creatività. Guarda quante cose puoi tirare fuori da un viaggio. Esatto, un sacco di spunti e di stimoli. E la cosa interessante è che ognuno di questi piccoli villaggi aveva un po' la sua versione, no? di questo regno perduto, no? C'è chi lo identificava in Siberia, c'è chi lo identificava in Lapponia e qualcun altro sosteneva fosse in Islanda. Tutti quanti raccontano una storia diversa e nessuno ha mai trovato questo regno perduto, no? Che in un qualche modo è avvolto da mistero ed è seppellito, no? Sotto la neve. E le storie, no? Su questo regno vichingo perduto nei ghiacci mi ha ispirato proprio a creare una fragranza che potesse raccontare questo, che potesse raccontare del profumo, dell'essenza cristallina del ghiaccio. Secondo me ci sei riuscito Bellissimo. Lo spero. Allora, continuiamo. Allora, questa forse è un po' difficile. Una ragazza chiede, vorrei chiedere a Simone se viene a casa mia. Ah, interessante. Scateni qualcosa nelle donne di indescrivibile. Ogni volta che mandiamo una tua immagine, una tua descrizione, hanno sempre una parola per te, Simone. Sono Cosa è molto, molto successo? Cosa cariche. succede? No, a parte gli scherzi, abbiamo qui una domanda di un tuo super fan che ci segue Sì? sempre con molto affetto e segue anche te. Lui chiede una domanda particolare: quanto e come incide l'approvvigionamento delle materie prime nella creazione di una nuova fragranza che risulti sempre attuale ma nel contempo ricercata? Quindi andiamo Diciamo più che. nel tecnico. Ah, ok, perfetto. Diciamo che il processo di approvvigionamento delle materie prime parte sempre tanti mesi prima. Ok, quindi c'è una prima fase di selezione proprio delle materie prime per creare quello che ho in testa, quella che è la mia visione, creativa, e che poi porta a una formulazione. E lì diciamo si va proprio a intervenire tecnicamente su quelli che possono essere gli oli, le molecole anche, che accordate tra di loro esprimono quello che io ho nel cuore. Chiaramente per poi aggiudicarsi, diciamo così, la qualità di materie prime migliore, bisogna partire con dei forecasting che coinvolgono comunque mesi e mesi di pianificazione. Quindi se noi idealmente partiamo con una produzione facciamo finta a settembre, noi già verso marzo comunque dobbiamo confermare a tutti i nostri essenzieri nel mondo che cosa andremo comunque a comprare. È un lavoro molto complesso. Quanto tempo ci vuole dal pensiero della fragranza fino ad imbottigliarlo? Se parliamo anche di processo scusami, creativo, è senza tempo, cioè veramente io finché non sono soddisfatto, finché non sono convinto che la fragranza esprima quello che voglio esprimere, il profumo non si lancia. E quindi questo
vuol dire mesi, a volte può voler dire anche anni, ecco. Sì, diciamo che il mondo della profumeria di nicchia sta un pochino cambiando. Quello che io vedo in giro è persone che si improvvisano, che fanno chiamare nasi e che fanno uscire continuamente fragranze su fragranze su fragranze. Penso che non ci sia una grandissima serietà in tutto questo, ci sono invece persone come te, aziende come te che lavorano seriamente, che ci mettono anni e anni appunto per riuscire a far uscire un progetto che sia perfetto. Che pensiero hai su questo argomento? Intanto ti ringrazio per questo, diciamo, complimento, per questo apprezzamento. Credo che tu abbia ragione. Negli ultimi anni abbiamo visto, diciamo, la nicchia della profumeria artistica crescere sempre di più. Questo ha attratto, diciamo, tanti investitori e tante persone che, come dicevi tu, senza arte, senza parte, diciamo, o comunque senza competenze specifiche, ma neanche quello che guida tutto, cioè la passione. C'è l'unico driver che avevano o che hanno per lavorare in questo mondo è esclusivamente il denaro. Quindi questo che cosa vuol dire? Si traduce in un inaridimento dell'offerta, in un inaridimento della proposta creativa, che porta un po', diciamo, a svilire, no? il nostro settore. Che sta cambiando molto. Che sta cambiando tantissimo, chiaramente. Cioè, se tu pensi a 10 anni fa, 10 anni fa non c'erano tantissime delle cose che vediamo oggi, no? Però, diciamo, sono sempre un po' opportunità e minacce. Se pensate anche al fatto che oggi possiamo raccontare sul web un profumo, possiamo raccontare a chi ci ascolta che cosa vuol dire, che sensazioni trasmette, cioè è un qualcosa che 10 anni fa probabilmente non avremmo mai pensato. Era impossibile, cioè pensavamo fosse impossibile. Quindi a volte ci sono dei cambiamenti che sono un po' così, no? Che bisogna prenderli a muso duro e affrontarli, e altre volte invece che sono delle grandi opportunità e ci permettono invece di veicolare dei messaggi che secondo me sono molto importanti. La passione guida il mondo, comunque. La passione guida il mondo e la bellezza salverà il mondo. Hai ragione. Sempre. Vorrei concludere con una domanda di una nostra cliente, visto che siamo in un periodo di cerimonie. Sì. Chiede il profumo per il suo matrimonio. Io ne ho in mente uno, vediamo se è lo stesso. Ah, fantastico. Allora, io le consiglierei Rose of Dangerous Flamenco. Anch'io ho pensato quello. Il romanticismo della rosa, passionale, unito comunque a questo twist di spezie e legni che danno grande carattere alla femminilità. Molto grintoso. Sì. Io avevo in mente Morea. Ma dai! Beh, ci sta però, perché è molto, vero? Luminoso, candido, pulito e ti trasporta comunque dove dovresti andare in viaggio di nozze. Esatto. Infatti vogliamo sapere lei dove andrà in viaggio di nozze. Potrebbe fare la Rose per il suo matrimonio e Morea per il suo viaggio di nozze. Chiaro. Vorrei lasciarti con un bellissimo complimento che non è una domanda, che adesso ti leggo. Non ho una domanda da fargli, i suoi profumi hanno già una voce, parlano quando li indossi. È un bellissimo complimento. Wow, questo pazzesco, grazie veramente tante. È sempre bello appunto riuscire ad arrivare al cuore delle persone. Secondo me quando un profumo ci fa sorridere, ci fa stare bene, ci trasmette delle cose positive, ha fatto tutto quello che doveva fare. Siamo d'accordo. Il profumo può essere voce, può essere emozione, può essere passione, può essere tante cose, e riuscire a trovare il profumo che ci può scatenare tutte queste cose è quello che poi ci rimarrà nel cuore per sempre, rimarrà anche nel cuore delle persone che ci circondano. È così, è proprio così. Grazie Simone per essere stato con noi, sempre un grande piacere. Grazie a voi ragazze, è sempre bello passare del tempo di qualità con voi e fare tutte queste belle iniziative. Grazie Simone, e siamo sicure che il pubblico da casa avrà apprezzato tantissimo questa bellissima chiacchierata, molto molto interessante. Grazie. Grazie ragazze, grazie a voi. Ciao ciao.